Sottoporta Show, 28° appuntamento della seconda stagione, qui in questo 26 agosto 2016. Come promesso, dopo questo pezzo musicale siamo in onda e voglio ringraziarlo con Francesco Manno di arianapoli.it. Ciao Francesco, ben ritrovato. Ciao Raffaele, un saluto a te e a tutti coloro che ci Ti ascoltano. faccio salutare anche da Federico Mancini che è qui con me. Ciao Francesco. Ciao Federico, ciao. Allora, comincio subito io con la prima domanda. Innanzitutto, poi ti auguro di guarire presto perché mi ci dicevi a microfoni spento di qualche problemino. E quindi, innanzitutto, ti auguro di riprenderti il prima possibile. Allora, ma a parte tutto, prima domanda, voglio chiederti appunto sul Francesco, sento dei rumori in sottofondo. No, sembrata schiera Sembra del una cellulare. sorta di. Questi scherzi, però mi sento bene. Ah, ok, perfetto, perfetto. Allora, prima domanda ti volevo chiedere: Napoli-Milan, ha parlato da poco anche il mister Maurizio Sarri in conferenza che poi hanno scatenato tanto casino in città. E beh, appunto, ha parlato il mister. Come si affronta questo Napoli-Milan che sembra, incredibile ma vero, nascondere qualche insidia di troppo, soprattutto dopo la gara agrodolce di Pescara all'Adriatico. Sicuramente sì. Allora, se il Napoli replica, soprattutto nelle fasi iniziali, la partita disputata contro il Pescara, può trovare grandissime difficoltà, anche perché la gara con Pescara, secondo me, è stata soprattutto approcciata male. Sembra un Napoli veramente diverso da quello che ci ha abituato Maurizio Sarri, quindi un Napoli molle nell'approccio, non convintissimo. E quindi è chiaro che sicuramente il Milan non è la grande squadra degli anni scorsi, però No. è tecnicamente superiore al Pescara, quindi un approccio simile poi potrebbe comportare veramente grandi problemi di fronte alla qualità della squadra rossonera. Però se il Napoli torna a fare il Napoli, cioè la squadra ammirata dello scorso anno, credo che paradossalmente la partita col Milan possa essere addirittura più semplice, perché non è il Milan di Sinisa Mihajlovic, perché noi ricordiamo quello che accadde lo scorso anno durante Napoli-Milan, cioè Mihajlovic fece un casinaccio incredibile, praticamente 10 uomini dietro la linea della palla, e Napoli trovò grandissime difficoltà a trovare la via della rete, e Soprattutto dopo il addirittura gol di poi il punto Bonaventura. viene di Anna. Sì, addirittura poi rischia di perdere la gara. Quindi è una squadra che gioca a viso aperto. Se il Napoli torna, ripeto, quello dello scorso anno, credo che possa fare una bella partita, però ci sono, forse poi magari ne parleremo dopo, troppe situazioni anche legate al mercato che secondo me stanno sfavorendo il Napoli, perché anche nella prima partita, ad esempio, ho visto un Insigne un po' distratto, un Koulibaly che è lontanissimo parente da quello della scorsa stagione, e paradossalmente sono quei calciatori che attraverso magari anche i loro procuratori, oppure loro stessi, come nel caso di Koulibaly, hanno manifestato appunto la voglia di andare via oppure di avere degli adeguamenti contrattuali. Io credo che purtroppo i giocatori sono anche esseri umani, quindi quando si dice che il calciatore è un professionista, non deve pensare a certe cose, però Non è è facile. chiaro che a quel punto, quando giochi, magari certe situazioni, oppure anche nel caso di Gabbiadini, essere sempre al centro del mercato poi possa condizionarti anche nel rendimento quella domenica, Ah, in questo sicuramente. caso il sabato. Quindi io spero che queste, diciamo, queste cose esterne, questi fattori esterni poi non influiscano sul campo, perché credo che ancora oggi il Napoli, comunque, nonostante l'assenza, la cessione di Higuaín, sia nettamente più forte del Milan. Ah, sicuramente sì. Ti faccio fare una domanda da Federico Mancini. Ecco, allora Francesco, volevo da te un'opinione per il fatto, ritorniamo indietro alla cessione di Higuaín, volevo una tua opinione se questo divario è soltanto sulla carta oppure bisogna sempre giocare le partite con la Juventus, dico. Guarda, io su questo sarò netto, io credo che la Juventus possa perderlo solo dare lo scudetto, è nettamente più forte delle altre squadre, aveva una rosa già fortissima lo scorso anno e poi è andato a prendere il calciatore più importante del campionato ed è l'unica squadra, a mio avviso, che ha
nel proprio organico i due unici fuori classe del campionato, ovvero Buffon e appunto Gonzalo Higuaín. È chiaro che ha delle soluzioni anche offensive veramente notevoli. Basti pensare, su blocchi Higuaín è difficile, perché è un giocatore che ha segnato 36 gol in 35 partite, c'è un Dybala che non sbaglia una partita. In difesa hanno preso un Benatia che anche nei calci da fermo magari con i suoi inserimenti può sbloccare le gare. Ganic che batte bene le punizioni, ora hanno preso anche Matuidi. Io sinceramente vedo una squadra con pochi punti di gol e purtroppo in un campionato poi così lungo, fatto di 38 giornate, di solito al 99% delle volte i veri valori vengono fuori. Però il calcio italiano ci ha insegnato anche che esistono delle sorprese e magari qui potrebbe essere magari questa, ovvero una Juventus magari meno forte di quello che dice la carta. A vantaggio del Napoli però c'è il fatto che le avversarie dirette, penso alla Roma, all'Inter, allo stesso Milan di cui parlavamo prima, magari versano anche in condizioni di difficoltà, e quindi il Napoli comunque lì nel gruppo e potrebbe ripetere la stagione precedente. Però per lo scudetto, almeno attualmente, io sinceramente la vedo molto molto complicata. Beh, effettivamente, se tu poi prendi effettivamente Higuaín, c'è poca storia, o meglio, prendi Higuaín, Pjanic, Benazia, Dani Alves e chi più ne metta. Francesco, io ti giro una domanda dal nostro ascoltatore Aldo che ti chiede, vorrei sapere di tutti i nomi accostati al Napoli in questa fase di mercato, chi secondo te, Francesco, potrebbe davvero arrivare? Quindi, ultimi giorni di mercato, secondo te chi è che potrebbe completare il pacchetto azzurro? Guarda, io credo, ad esempio, che quella di Cavani purtroppo sia solo una suggestione, sperato, perché anche come caratteristiche, non solo tecniche, ma anche comportamentali, di temperamento, avrebbe potuto veramente sostituire Higuaín, e poi in una squadra come quella di Sarri, secondo me uno come Cavani ci sarebbe veramente bene. Con i fiocchi. Secondo me sarebbe veramente il dopo, però passando i nomi possibili credo che Maximovic, anche se è difficilissimo trattare, però non è che il Torino secondo me sia una bottega carissima, perché ha praticamente svenduto Bruno Pérez. Credo che ci siano problemi effettivi proprio tra i due presidenti, che ci sono fatti male dei rispetti già dal caso il Calture, non solo in precedenza, che poi rendono una trattativa fattibile veramente complicata. Però io credo che la volontà del calciatore possa fare la differenza, perché poi non convenga a nessuno tenere Maximovic così ai box. Quindi Maximovic è un nome possibile, vabbè, però fortunatamente sembra risolversi il problema, quindi chiederà più soldi e li avrà. E poi vabbè, li avrà, e poi mi aspetto comunque un colpo in attacco. Non credo che possa restare Gabbiadini, anche perché ho sentito Sarri in conferenza stampa e ho detto non ho avuto comunicazioni, quindi Gabbiadini è disponibile. Mi sarei aspettato da un allenatore magari che voglia confermare il proprio attaccante una presa di posizione più netta. Io credo che invece la volontà del Napoli sia quella di cederlo. E Sarri non fa niente per fare il contrario. Sì, ma secondo me è una questione tattica, perché comunque il calciatore è importante, Sarri pure, nonostante quello che poi si dice in giro, si va a vedere per lui, però nel 4-3-3 sinceramente fa molta fatica, vero. E il Napoli purtroppo non deve tutelare il singolo calciatore, ma l'organico, quindi io sento parlare anche di 4-3-1-2, ma il Napoli ha tantissimi esterni, perché cambiare il modulo solo per avvantaggiare un ottimo calciatore come Gabbiadini, però poi vai a penalizzare Mertens, tanti altri, e lo stesso Giacchini che poi è arrivato da poco. È vero, no, ma infatti credo che sia difficile un cambio tattico, soprattutto ormai a stagione iniziata, e fra l'altro anche con i giocatori nuovi che non hanno fatto neanche il ritiro, e chi è arrivato purtroppo poi si è come Tonelli o come appunto lo stesso Giaccherini, appunto non hanno avuto modo di conoscere i dettami tattici del mister, o meglio Tonelli li conosce già, però purtroppo è arrivato in condizioni non troppo precarie. Aldo, fra l'altro, ti ringrazia per la risposta, quindi facciamo tutto in tempo reale. E ti faccio io un'ultima domanda, poi è chiaro che se anche sì. Federico tu hai poi mi accodo per un altro. E allora dai, ti facciamo, diciamo, ti strappiamo le ultime due curiosità. Quanto fa male vedere lo stadio di domani quasi semivuoto, perché poi
almeno si apprende dalla Gazzetta dello Sport di uno stadio purtroppo semivuoto. Secondo te quali sono le cause? Solo disaffezione oppure c'è dell'altro? Guarda, secondo me soprattutto disaffezione, perché lo scrive sui social network un po' di giorni fa, quando il pubblico napoletano vuole andare allo stadio San Paolo, vuole riempirlo, poi ci va. E se in un match, comunque importante, perché Napoli-Milan anche per una tradizione storica resta un match di cartello, io credo che ormai il pubblico sia un po' disaffezionato alla squadra. E questo è brutto, perché il napoletano ha la sensazione sempre di poter competere con le squadre più importanti, però anche la consapevolezza di non riuscire mai poi a fare quello step ulteriore che possa poi consentirgli di battagliare ad armi pari fino all'ultimo con la Juventus. E quindi quando al pubblico napoletano poi togli il sogno, poi diventa tutto ciò brutto, perché Vero, anche quando vero. Napoli sta in Serie C, Napoli era in Serie C, però comunque veniva un grande imprenditore, una persona che comunque aveva fatto parlare l'Italia intera, e quindi c'era la consapevolezza che il Napoli nell'arco di qualche anno poi avrebbe pure potuto ritagliarsi uno spazio importante nel calcio italiano, cosa che poi puntualmente è avvenuta. Però negli ultimi anni c'era la consapevolezza che il Napoli il piazzamento te lo fa, quindi può andare dal secondo al quinto, sesto posto, però manca sempre qualcosa. E poi anche questa politica di puntare sui giovani è apprezzabile da un lato, però poi difficilmente ti porta a vincere. È vero, non nell'immediato almeno. Sì, anche se la Lecce andavano benissimo il primo anno di Serie A, però se continui a comprare solo giocatori del genere, che magari saranno pronti tra 2 o 3 anni a grandi livelli, e poi magari qualcuno di loro, però poi quando esplode lo vendi, è chiaro che è difficile Ecco. poi andare avanti. La Juve, per esempio, per vincere la Champions League ha comprato tanti giovani, perché anche lo stesso Mandragora, per parlare di un napoletano, Ecco. secondo me sta fortissimo, però poi ha comprato anche il capocannoniere dell'ultima Serie A, un giocatore esperto come Bruno Alves, come Dani Alves, scusa, e quindi è chiaro che se non fai un mercato di un certo livello poi è difficile che ottieni risultati. Anche per un fatto di esperienza, con giocatori di 20, 21, 22 anni, è difficile che poi nei momenti più importanti, nei momenti topici di una partita, o soprattutto di una stagione, poi possano farti fare l'effettivo salto di qualità. Hai pienamente ragione, io sono d'accordo con te, per carità, poi magari se sono giovani e forti ti possono anche far vincere nell'immediato, però effettivamente è sempre un rischio, perché così come ti può venire il grande colpo come Lavezzi e Hamsik, così come potrebbe uscirti anche un Russotto, per intenderci, ricorderai bene, in un Napoli-Lazio che finì male, fra l'altro, 1-0-2 per i laziali, e a un certo punto si acclamò Russotto dai distinti, se non erro, però poi insomma di questo giocatore io onestamente non me ne ricordo più, non ci sono più tracce. Considerato tra i 50 giovani più importanti Penso un a po'. livello internazionale, Anche Dumitru purtroppo non veniva ha quei considerato un soldi gran da pagare. talento, poi niente di tutto ciò è avvenuto, quindi nessuno di questi è diventato il nuovo Thierry Henry o il nuovo Cristiano Ronaldo, parafrasando qualcuno. Purtroppo per noi, aggiungo. Ultima curiosità parte di Federico Mancini. Per Sì, volevo te, sapere da Francesco. Francesco, faccio una domanda nuova, inedita. Cioè, parliamo di De Laurentiis e questo suo modo di gestire la squadra. Allora volevo sapere se in un clima prospettico c'è una possibilità che De Laurentiis ceda il Napoli a qualcuno più forte di lui, tra virgolette, nel senso che abbia capacità di investire senza guardare al ricambio per vendere e comprare giocatori. Quindi secondo te c'è la possibilità di uno Cioè, se un sceicco domani De qualcosa? Laurentiis decida o meno, cioè come vede la Guarda, situazione, visto questa è una che. domanda interessantissima, però Ecco. meriterebbe degli approfondimenti. No, no, visto che specie quest'anno si sta creando un clima di rivolta, tra virgolette, negli spettatori che sono più maturi da non farsi abbindolare dalle vittorie facili per andare allo stadio. Ecco, secondo te De Laurentiis terrà conto di questo malcontento oppure continuerà negli anni? Guarda, io spero di sì, però purtroppo, guarda, io su De Laurentiis non ho una positiva o negativa netta, perché valuto un po' i suoi comportamenti e poi sono abituato a giudicarlo. Quindi i risultati sportivi sono dalla sua parte, Sì. però ha degli atteggiamenti come l'ultimo, la conferenza d'invito
che sinceramente lasciano basiti e che allontanano non solo i tifosi, ma addirittura anche i giornalisti dalla squadra, perché il comunicato che veramente ho letto, io ero in vacanza, ho letto il comunicato della SSC Napoli e sono rimasto basito. Qui, dopo aver anche noi, anche noi. Un tesserino importante, dobbiamo fare l'esame tutto da Lombardo per verificare poi i nostri titoli. Quindi buttiamo il tesserino, non serve più, bisogna andare da Lombardo. No, conosce la storia di tutti noi giornalisti, sa che quando addirittura parla di autocertificazione, purtroppo ci sono tante persone che hanno fatto, non so, sostenuto esami all'università, tantissime, perché credono in un mestiere, nella volontà, nella voglia comunque di apprendere sempre cose nuove. E invece secondo Lombardo ci sono veri e falsi giornalisti, e lo prendiamo da noi. Ma il modo, secondo me, di comportarsi con determinati tesserati. Io ricordo una volta di vedere il vecchio ad Eddie Reia, però Eddie Reia è una persona molto, diciamo, non è permaloso, infatti so che i due sono anche molto amici. Però se poi tu chiami, definisci Gattone Higuain, ad esempio, oppure ti comporti male, addirittura io lessi un messaggio, mi pare, sui social network di Floro Forest, che addirittura anche ebbe da ridire su De Laurentiis, Cavani pure ultimamente. Se ti ricordi anche Paolo Cannavaro. Paolo Cannavaro. Quindi c'è l'incapacità, secondo me, di gestire anche i rapporti. Secondo me, a livello di comunicazione, questo è importante, non puoi trattare le persone sempre con arroganza in un certo modo, perché poi purtroppo non puoi poi risolvere tutto con i soldi, aumentando le offerte. Io credo che i rapporti umani andrebbero coltivati un po' meglio, perché ripeto, non tutti sono come direi che magari ci passano sopra, ma come ha dimostrato Higuain e tanti altri, qualcuno ricorda. E poi quando tu vuoi praticamente contrattualizzare un calciatore, oltre ai soldi poi c'è questa componente umana che ti allontana. E non è cosa da poco, effettivamente, quindi ecco, complicarsi la vita da questo punto di vista non serve a niente, soprattutto quando vuoi ingaggiare dei giocatori per rinforzare la tua squadra. Francesco, io ti ringrazio per questa bella chiacchierata e ti auguro un buon proseguo e forza Napoli, chiaramente. Se voi io vi spesso su Facebook è andato benissimo. Ti ringrazio. Ascoltatore, continuate così, andate alla grande. Grazie mille. Ciao Francesco, grazie.